Ciao ragazzi, Rub, buona vista al vostro Hector Elio della Peña, Valbuena, Spindosa, Santiago de Compostela, Spagnol. Ed ecco qui, vai. Oh, Agnelli, io sono della Juve, però mi dà da promettere che sta Coppa Italia non si dà da giocare. Non si può giocare così a pallone, a porte chiuse. Pronti? Oh, ma te la parlava Agnelli. Ah, scusa. È furibondo lo Juventino. Ma se le porte sono chiuse, come si fa a fa gol? Ma niente, ma uno non ci pensare! Mettite la sala cinesca! No, no. Quando si gioca? Il 12. Il 12? Io vengo a Torino e porto un abbaglio. Dybala, se senti il messaggio, fammelo sapere però! Ecco, bravo, bravo. Va bene ragazzi, ora continuiamo la partita di biliardino. 6 a 1, forza. Vai. Vai. La 6 a 1, vai. Pronti. Si riparte. Si riparte con la mia in vantaggio. No, c'è vantaggio. Va bene, Paolo Di Pa. Vai. Oh, comunque... Aspetta, come succede? E cosa è messo così? Vai, vai, ci siamo. Dybala, secondo te? Vai, di cosa succede? Fra la Juve e la fine della tua, chi preferisci? E tu Immobile fra Jessica Menella e Lazio? D'accordo, vai, si riparte, forse. Ora va, finiamo sta partita. Dai, 6-1, forse. Oh, un abbaglio pure a Jerry Scotti e a chi gli destriscia la notizia, perché chi gli... E a Michel Hunzinger, giusto, vabbè. Ma dopo che alla poraccia ci hanno fatto il scherzo delle Iene, alla figlia. Ah, guarda che roba. A me non è piaciuto lo scherzo delle Iene allo Tito alla Lazio, è vergognato. No, comunque lo Tito della Lazio, la Lazio forse voi non lo sapete. Le persone malvagie, io non vergognare. La Lazio molte partite quest'anno, è stata pure aiutata, No, no. La Juve ruba, Juventus. Vabbè, dai, c'è uno forse, si riparte. Ah, un saluto a tutti i miei compagni di scuola agraria, soprattutto a quelli che abitano a Prosseti, Mirko Magni e come si chiamano gli altri? Matteo Pizzichini e un altro che si chiama Andrea, però non mi ricordo come si chiama. Mezzoni. No, Mezzoni abita alle Prata, dopo ce ne stava un altro che veniva alla scuola con lui. Dai, pronti. Se vedete il video mi fa piacere se... Cioè, ma comunque guarda che c'è nell'aria di... Lasciate un like, mi piace. Ma lasciate... Un like. E si fusione sempre della Juve, all'epoca andavamo a scuola insieme. Vabbè, ora si riparte, forse per favore, ora. 6-1, dai. Vai, ora basta, senti scherzi, vai, si riparte. Vai, finiamo sta partita. Vai. Ok, vai. 7-1. Vai, guarda te. Vai. 7-1, no, ma che te fa? Ti piace, vai. Ne palle ecco, Si intende, Ne palle ecco. Ma le sai Jerry Scotti che fa? È conduttore televisivo, no? Ma Jerry Scotti se lava i denti con la moglie, con i figli, ma dai, ma che film è? Ma no, è un film romantico, dai, vabbè, dai. Ho visto però che io film che ho fatto, ti piace? Ah, aspetta, io, come si chiama, che film è? Mio figlio, cioè, non penso che sarà la vera moglie, però ha fatto un film con... Quella ricciolina, no? Non mi ricordo come si chiama. Ah, ok. Lì si chiamano Topo. Topo. Topolone. Il topolone dei Jerry Scotti. Grande. Vabbè, pronti. Sì, va. Vai. Dai, con il cellulare. Bella parata. Aspetta, il cellulare. Vabbè. Fermi. Prendimi. Si tira troppo forte il cellulare. Si rompe. Vabbè. Vabbè. Otto uno, vai. Fallo. Jerry Scotti! Se venivamo a giocare a Milano a chi vuole essere milionario, no? Vincivo. Ma quanti soldi ci danno a noi? Io la prima domanda che abbiamo sbagliato tutti. Allora, io penso che ce la faccio perché sono studiato a scuola, quindi io scientifico. Ma devo pure. Dai. A Paolo Bonolis. Ma io mi ricordo. Avanti un altro. No, quale avanti un altro? Bim bum bam, bim bum bam. Bim bum bam. Kylian tempi d'oro. Secondo me i tempi d'oro sono con l'eredità davanti un altro. Io quando ero un ragazzino, no? Vedevo un programma che faceva sulla Rai e si chiamava Solletico. Solletico, bello, bello, simpatico. Ci stava uno scheletro che era osso. E chi sto parlava? E ci stava pure Kylian
un medico in famiglia, Ciccio Martini, no? Ciccio Martini, eh. Come si chiama io nella realtà? Francesco Martini. No, nella realtà. Ah, scusa, aspetta, non mi ricordo, Dio, bello robusto, non mi ricordo. Calitti, no. Aspetta, Rossi, Rossi, ma non mi ricordo, vabbè, dai. E comunque faceva suo bello programma, perché non fa più, tutte queste belle cose non le fanno più. Ma fate i Robinson che sono più divertenti. Quello ha fatto vedere sempre in cima a YouTube. Mauro e lì. Che sai che faceva l'etico, sai chi è? Ma il Benedetto. No. È la figlia di Mara, quella che fa Domenica In. La figlia di Mara Venier, come si chiama? Isabella, come si chiama? No? Sì, la figlia faceva. Isabella Venier, faceva la sua medica su Rai 1. Vabbè, salutiamo pure Mara Venier. Ciao, e vedete sempre domenica. E la figlia Venier che faceva soledì, non so, Isabella, non ricordo bene. Bene, e pure Mauro. Aspetta, pure Mauro. Okay. Che mo' si è ingrassato. Mauro. Vai, pronti? Porta uno. Vai. Facciala! Oh, guardate sempre sul cellulare. Perché è l'unzione del soledico. Aspetta, se facciamo di pure la sigla. Vai. Ok, vai, vai, divertiamo. Vai, ok. Guarda, ma qua guarda, a studiare perché... Devi fare gli esami. Devi fare gli esami. Fare gli esami. Non sei di paura, Ianco. Ok, l'ultimo volta, forza. Anzi, speriamo di chiuderla 10 a 1. Dai, ragazzi. Arriva tutto subito, eh. No! Lo stesso. Allora, vince la Lazio, sì. Come si dice? Rifacciamo il programma solletico come negli anni 90, dai. Forza, anche io faccio una petizione. E rifate pure tira e molla con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che era molto bello, dico beh. Sì. Ecco. Però Paolo Bonolis è pure dell'Inter, però dai, mi è simpatico solo perché Luca Laurenti è della Roma, io che dovrei dire. Luca Chiglio. Sai che è tenno figlio. È tenno figlio. Perché tu da sapere una cosa? Che Luca e Paolo hanno un figlio. No. Ma come no? No, no, sì, uno da una moglie e uno da un altro. No. Hanno adottato un figlio. Per gli africani. Per gli africani. Ma che sei? E perché hanno adottato un figlio? Perché agli figli ci piacciono le donne nude. E allora. Però non è un bambino. È un osicchio della monnezza. Ma dai, ma che senti? Mi metti zitto, no, è così, è andato dietro, no? Vabbè, d'accordo. Vabbè, saluto Simon Leboschi, ciao. Michael Angelini e Alice Miale. Buona la prima, dai, tutti e due, buona la prima. Buona la prima. E forza Juve, forza Inter. Forza.